Ciao a tutti, tour sul Cadorna. Da questa mattina ci arrivano messaggi dei nostri lettori di un traffico particolarmente intenso causato dai lavori che Capholding sta effettuando su Viale Cadorna per le nuove tubature. Sui social è stato scritto che si tratta di un test in vista di quei lavori tanto chiacchierati che ridurranno la strada sulle due corsie. Io non credo che sia un test, io credo che Capholding debba fare determinati lavori e li faccia in questa fase, anche perché se poi i lavori dovessero partire davvero non c'è bisogno di test. Ci vengono segnalate lunghe code, soprattutto questa mattina attorno alle 8, in quanto il movimento dei pendolari è sempre notevole. La corsia che scompare in questo momento è quella che da Legnano porta verso il centro. Vediamo quindi anche noi, in questo momento sono le 10:04, qual è la situazione. Arriviamo al semaforo del Carmelo, c'è una coda, diciamo, di 100 metri, semaforo verde e siamo bloccati. Si riparte. Abbiamo già visto in forze la polizia locale mentre ci recavamo qui. La zona è già stata occupata in una corsia, quella interessata ai lavori. Semaforo rosso. Sì, può essere anche considerato un test per chi poi dovrà effettuare i lavori, considerare soprattutto le ore di maggior punta. Torneremo nel pomeriggio attorno alle 17:30, 18, per constatare di nuovo la situazione quando il pendolarismo sarà più forte. Questo è un traffico cittadino di un'ora abbastanza tranquilla. Semaforo verde, non ci muoviamo, si riparte. Ecco, vediamo i primi agenti della polizia locale. Da questo punto, proprio davanti alla Cadorna, che non sarà più destinata all'arrivo dei profughi, e questa per Legnano dovrebbe essere una bella notizia. La strada si riduce a una corsia. Si Seguiteci in questo viaggio anche voi, abbiate un po' di pazienza come l'abbiamo anche noi. Da questo punto dovremmo incanalarci tutti su una sola corsia. Dall'altra parte vedete il movimento c'è, è regolare, ma di là sono due corsie dall'altra parte della carreggiata. Non cambiate sito, state con noi, state con noi. Facciamo questo viaggio assieme, accompagnateci. Io intanto comincerei a dire che qualcuno stasera, se torna da Milano e ha in mente di fare il Cadorna, forse è meglio che esca a Castellanza. Cominciamo a dirla così, mandiamo un messaggio. Un alert senza troppa tensione, ma comunque un messaggio che può servire a qualcuno, che forse è il caso di trovare qualche strada alternativa. 10:08, minuti per compiere. Gea, quanti metri? 400 metri? Circa.
Si riparte. C'è un coglione col camion. Ecco, a questo punto vedete, incominciamo a portarci su una sola corsia. Mettiamo anche noi la freccia, come l'auto che ci precede, e ci portiamo sulla corsia di sinistra. Alle nostre spalle due grossi camion. Per loro sarà più difficile manovrare, ma non credo. La corsia qui è, in questo punto qui è abbastanza ampio, si può ancora. Siamo più o meno all'altezza McDonald's. Ormai qui siamo tutti su una corsia. Vedete il tratteggio giallo, quindi siamo in piena zona lavori. Siamo bloccati in quanto là in fondo abbiamo il semaforo all'incrocio con via Colli di Sant'Erasmo che è chiuso al traffico. E qua si torna su due corsie, 10 e 11, 7 minuti per compiere questo tragitto. Torneremo stasera per documentare il traffico più vicino al mondo dei pendolari. Buona giornata a tutti!